Ben ritrovati di nuovo su Review You. Mi trovo direttamente nella mia home gym e oggi recensirò questo rack 900 acquistato da Decathlon. Con questo video voglio mostrarvi le caratteristiche di questo rack, voglio anche dirvi come mi sto trovando in questi mesi con il rack 900 della Decathlon e inoltre cercherò di rispondere alle vostre perplessità a riguardo. Scrivetemi comunque nei commenti se avete qualsiasi domanda. Se siete come me appassionati di home gym, vi invito ad iscrivervi al canale e non perdervi il video di trasformazione dalla A alla Z di questo stanzino che prima era adibito a deposito in una home gym. Vi lascio magari il link qui sotto del video. Partiamo con il prezzo: 499 euro, un prezzo secondo me davvero competitivo anche rispetto agli altri brand che vendono rack. Infatti vi portate a casa con questa cifra un rack che vi permette di allenare praticamente tutto il corpo. Avete la lat machine, avete il pulley, tra l'altro l'accessorio è della lat machine e del pulley è incluso. Avete inoltre i diciamo ganci per inserire i dischi e poi avete le sbarre di sicurezza, che non è scontato ci siano sugli altri rack concorrenti. Quindi ho visto certe cifre tipo 800 euro dei rack che avevano una struttura davvero sottile, nessuna sbarra di sicurezza e addirittura una struttura con carrucola che era molto precaria, devo dire la verità. Avete inoltre un gancio dove potete riporre comodamente la sbarra per fare la lat machine e poi c'è la parte dove potete fare le trazioni con diverse prese. Parliamo delle misure e dei pesi che può supportare questo rack. Abbiamo 216 cm di altezza, abbiamo di larghezza da questo profilo a questo profilo 121 cm, profili 60x60 mm e una profondità dal profilo fino all'estremo della carrucola di 166 cm. Peso di 105 kg di rack, quindi non proprio leggerino anche per il trasporto dei vari cartoni, si fa un po' di fatica. Passando ai pesi che può supportare, vi vado a mostrare quello che viene indicato anche nel libretto di istruzioni. Allora, le barre di sicurezza reggono massimo 200 kg, sia le barre di sicurezza ma anche diciamo i ganci dove viene appoggiato il bilanciere, quindi questi che tra l'altro come vedete sono gommati, quindi non vanno neanche a graffiare il vostro bilanciere, e le sbarre di sicurezza che anche queste sono gommate e potete toglierle e regolarle a dipendenza di cosa andate ad effettuare. Se andate a fare la panca piana, io ad esempio mi sono fatto un segnetto qua, l'ho messa a questa altezza e quindi per avere la sicurezza in caso mi dovesse cadere il bilanciere sono diciamo protetto. Se poi invece andate magari a fare degli squat, potete regolare l'altezza delle sbarre di sicurezza in un modo diverso. Per quanto riguarda la sbarra dove diciamo andate a fare le trazioni, vedete come infatti viene indicato, sono massimo 150 kg, quindi se pesate più di 150 kg non è detto che la struttura cada, però ecco, viene indicato massimo 150 kg. Mentre i pesi che potete attaccare diciamo nella parte dove poi si va a fare la lat machine, il pulley, viene indicato massimo 100 kg. Anche qui non riguarda solo dove si mettono i dischi, ma anche i ganci dove andate a mettere i dischi laterali. Riguardo al montaggio viene indicato 75 minuti, io ci ho messo qualche minuto in più anche perché sono un tipo abbastanza preciso, quindi prima di stringere i bulloni volevo assicurarmi che fosse tutto in squadro, allineato come mi piaceva a me, e quindi poi sono andato comunque a perdere un po' di tempo in questo senso. Comunque è davvero facile assemblare il rack, ci sono le istruzioni come diciamo quelle dei libretti per assemblare un mobile all'IKEA, diciamo. Come vedete i pezzi sono tutti numerati per lettere, come potete anche vedere. Questi bollini riportano le varie lettere, quindi sapete passo passo come muovervi. Vi faccio vedere giusto alcune pagine, e inoltre la cosa che è interessante è che anche diciamo le chiavi per stringere i bulloni sono incluse, quindi
se non avete le chiavi a casa è già tutto predisposto. Una caratteristica che mi ha colpito, ed è un punto secondo me in più, sono questi tubolari rotondi che vi permettono di inserire i bilancieri, quindi uno di qua e uno di qua, senza quindi andare a dover forare una parete per costruire una struttura porta bilancieri oppure comprare un porta bilancieri. Poi arrivano anche inclusi questi, diciamo, adattatori da inserire sia qua sia sul bilanciere per riporre all'interno dischi da 50 mm. Io ho acquistato quelli della Decathlon gommati, vi faccio vedere, e questi qua ovviamente hanno il foro più piccolo, non da 50 mm, dovrebbe essere un 28 mm. Vi faccio vedere anche come è stata pensata questa struttura della carrucola per evitare l'impatto sulla parte di ferro in alto, quindi questa è gomma, come anche di sotto avete delle gomme, quindi non si va a rovinare in fase di utilizzo. Se non volete poi apporre sul profilo del rack un segno come ho fatto io in questo caso, potete semplicemente memorizzarvi o scrivervi da qualche parte il numero in corrispondenza del foro, così che avete automaticamente l'idea precisa di dove andare a posizionare la sbarra di sicurezza. Quindi anche qua i numerini sono veramente utili. I moschettoni sono anch'essi inclusi nel rack, sono due, potete andare ad attaccare quindi la corda per i tricipiti, l'accessorio per fare le braccia. Questo accessorio, ripeto, è incluso con il rack 900, come anche l'accessorio per fare il pulley. Sono inclusi inoltre, come vi dicevo, ma giusto per completezza ve lo dico un'altra volta, le due sbarre di sicurezza, i due ganci per andare ad appoggiare il bilanciere e due di questi ganci per inserire i dischi. Io ne ho acquistati altri due giusto per ripartire i pesi, quindi questi altri due ve li dovete comprare a parte se li volete. Inoltre i bilancieri non sono inclusi nel prezzo, i dischi ovviamente non sono inclusi, l'elastico e il timer cronometro nemmeno, e nemmeno la Punk, che è una Bench 900 della Decathlon che si adatta perfettamente e che magari effettuerò una recensione sul canale, quindi iscrivetevi perché magari esce pure la video recensione. È davvero stabile, si può regolare. Considerazioni finali. Allora, devo dire che nell'arco di questi due mesi mi ci sono trovato davvero bene, non ci sono problemi strutturali, il rack è ancora rigido, non ci sono crepe, la vernice non è venuta via, la carrucola scorre tranquillamente. E vi do anche un consiglio: togliete la parte di plastica che dovrebbe essere montata qui davanti. Io l'ho lasciata dietro, ma davanti l'ho tolta. Questo perché se andate a fare gli esercizi, che ne so, con la sbarra per le braccia, e quindi tirate il cavo verso l'alto, va a sfregarsi contro, diciamo, questa protezione di plastica, e quindi rischiate prima di tutto che vi si taglia la guaina, ma secondo che l'esercizio, diciamo, non venga fluido, proprio perché fa attrito, quindi toglietele. Inoltre, se avete la preoccupazione delle gambe non ferme che si alzano durante l'esercizio della lat machine, io ho creato una struttura veramente semplice con pochissimo denaro, per cui voi avete le gambe fisse e non vi si muoveranno assolutamente, ed è funzionale e regolabile, la togliete in un attimo. Spero che in qualche modo questa video recensione vi sia stata utile. Se avete domande non esitate a pormele, il video non è assolutamente sponsorizzato da Decathlon, quindi è sponsorizzato soltanto dal mio portafogli. Se volete sostenermi, lasciate un like e soprattutto iscrivetevi, perché uscirà la seconda parte dell'home gym completa, quindi con gli altri accessori che ho intenzione di acquistare e inserire. Gli accessori che avete visto magari in questo video, il timer, l'elastico, anche la corda e la sbarra, li trovate tutti in descrizione, vi lascio il link di Amazon. Alla prossima recensione.